Bentornati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Verona. Siamo in diretta per vedere insieme appunto il tema del giorno di quest'oggi, lunedì 3 maggio 2021. Oggi parleremo di attualità come ogni lunedì e lo faremo però in relazione all'ondata di violenza, in particolare sulle donne, che riguarda l'Italia e quindi anche Verona. Partendo con ordine, è recente, nota a tutti, la vicenda che riguarda Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, e del presunto stupro di gruppo a cui avrebbe partecipato. La vittima, una ragazza di 20 anni, è stata attaccata dal fondatore del Movimento 5 Stelle per aver denunciato la violenza solo 8 giorni dopo appunto la violenza, e il video in cui viene ripresa la scena ha iniziato a girare nelle chat di WhatsApp dei ragazzi. A Verona invece, non più tardi di una settimana fa, alcuni giocatori della squadra di calcio della Virtus Verona sono stati accusati di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa universitaria, mentre ancora più recente il rider Michele Dal Forno è stato sfregiato con un coltello per aver difeso una ragazza da due giovani che la stavano minacciando. E allora, per parlare del motivo di questa crescente violenza, delle conseguenze che possono avere determinati gesti e delle ferite che possono lasciare, siamo in collegamento con la psicologa e psicoterapeuta Emma Zonato. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dunque, dottoressa Zonato, abbiamo citato alcuni dei casi più eclatanti saliti agli onori della cronaca proprio nei giorni scorsi. Ecco, cosa dobbiamo trarre da questi episodi che potremmo definire sicuramente agghiaccianti? Allora, intanto, che cosa ci sta capitando? Una delle domande che dovremmo porci come persona, come senso etico e anche come morale per quanto riguarda un concetto di giudizio. È molto facile fare delle supposizioni, molto facile giudicare. Quello che mi viene da dire è che c'è una molto forte, sentita attenzione per quanto riguarda questo problema. Difatti anche la legge sul codice rosso è cambiata e ha cercato di dare più attenzione anche all'aspetto psicologico, no? Ecco, molte domande sono state poste proprio in merito a questa forma di ritardo nella denuncia. Noi dobbiamo pensare che cosa accade alla persona nel momento in cui viene, diciamo, resa vittima di un atto così importante come una violenza. Il codice rosso ha dato, secondo me, ha posto proprio l'attenzione sulla la modalità con cui può essere diciamo resa nota e denunciato il fatto, quindi querelata la persona che compie questo atto. Vedete, ciò che accade anche in casi dove le persone, come queste ragazze, sono state indotte a bere oppure hanno bevuto perché magari erano una festa. Questo non vuol dire che sia legittimata la modalità con cui si compia una violenza. E la cosa grave è che la persona, nel momento in cui accadono queste, cioè ci vuole anche del tempo perché si renda conto di che cosa è accaduto, è molto importante quanto anche la famiglia possa essere vicino e quanto la persona si senta creduta in ciò che espone, perché altrimenti arriva una seconda vittimizzazione. Quindi il tempo che ha dato anche con questa nuova legge, dai 6 mesi sono arrivati a 12 mesi, proprio perché si è vista la difficoltà. È difficile poter stimare quante persone, perché adesso noi conosciamo queste perché sono personaggi importanti, certo. Non possiamo conoscere che cosa c'è sotto a questa forma di violenza. Okay? Perché sembra che tutto sia scontato, che si possa fare, e quindi le persone difficilmente denunciano, anche per quanto riguarda il revenge porn, no? Ecco, anche lì è un atto di violenza molto potente e qua c'è anche un concorso di colpa, perché le persone si sentono, diciamo, copartecipi di questo reato, no? Perché dicono, cavoli, magari è stato uno scambio così a livello affettivo, no? Certo. Nello scambio di immagini, e quindi c'è questo concorso di colpa dove veramente vengono di nuovo risvalutate, quindi non è così semplice.
Si capisce Assolutamente. anche la reazione di chi è la persona che commette il reato, che cerca di difendersi, perché molto probabilmente anche loro alterati da alcol o cosa, però è proprio questa modalità di consumismo sfrenato che forse dovremmo un pochino fare una riflessione un po' tutti. Che Certo. cosa Ecco. accade nella persona? Sì, scusi. No, 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 niente. Allora, semplicemente di revenge porn poi parleremo anche dopo. Però io volevo chiedere, ecco, che cosa succede quindi nella testa di una persona, di una ragazza che subisce una violenza? Come citava giustamente prima, insomma, c'è chi ha, chi denuncia prima, c'è chi denuncia parecchio tempo dopo, perché ovviamente ognuno reagisce a suo modo a quello che è successo. Ecco, cosa succede nella testa di chi subisce però questa violenza? Allora, inizialmente si manifesta un senso di colpa, che cosa ho fatto? Ho sbagliato, dove ho sbagliato? Quindi c'è tutta una forma di autolesionismo interno che può portare a uno stress potentissimo da farlo diventare un doppio trauma, cioè quindi un'elevazione all'ennesima potenza di questo trauma. Spesso porta a una forma depressiva molto forte, quindi sempre un qualcosa che rimane all'interno della persona, no? Cioè quindi questa potenzialità della vergogna che è l'emozione più potente da poter cancellare, perché porta a farsi sentire sbagliati. Molte persone cominciano ad avere pensieri suicidari, molte persone mettono anche in atto dei comportamenti disfunzionali, quindi possono arrivare a compensare queste forme così potenti con abuso di alcol, altri arrivano addirittura a mettere in atto una modalità di coping, quindi cercare di compensare o di far finta che non è successo niente. Quindi pensate anche all'interno della propria psiche, questa negazione del fatto accaduto. Altro fattore che può comportare delle volte anche dei ritardi è l'accompagnamento di ciò che è accaduto con i familiari. Vedete, cioè per persone che sono sposate, perché capita anche a persone sposate, questo tipo di possono essere anche violenze perché uno magari viene preso al parco e sono capitati, no, questi fatti, quindi non perché è una festina organizzata. La difficoltà nel dirlo al familiare. E nel momento in cui uno trova il coraggio, l'importante è capire qual è il supporto che la persona, che il familiare può dare, perché c'è la paura proprio di questa seconda vittimizzazione, la paura dello scandalo. E quindi nel Certo. momento in cui uno va a comunicarlo, se non c'è dall'altra parte un qualcosa che possa anche così a livello di accoglienza, di comprensione, essere vicino alla vittima, è ovvio che c'è immediatamente un ritiro, quindi un agganciarsi a ciò che viene proposto. Da quello che io ho potuto osservare è che anche la Polizia di Stato stanno facendo un grandissimo lavoro in questo, proprio come formazione. Le persone sono molto preparate, quindi se inizialmente c'era una modalità del dubbio, no? Cioè Sì. quando uno va a denunciare, subito c'era proprio quasi, ma perché è corretto, loro devono indagare, che non sia Certo. magari a loro volta una modalità di vendetta, no? In caso di separazione, mi vendico e dico che sono stata abusata. Certo. Ok? Ecco, adesso c'è una grande preparazione, proprio fanno dei corsi molto di grandissima qualità e quindi anche qua si può trovare un ambiente, ad esempio noi a San Bonifacio è stata creata la stanza rosa in modo che la persona venga ascoltata da anche un personale femminile molto qualificato che possa ascoltare la vittima. Ecco, Certo. Ecco, quindi sì, cioè. ho un'ultima domanda per lei, dottoressa. Per quanto riguarda le conseguenze a lungo termine, insomma, perché ovviamente la violenza poi non, insomma, è un trauma che ci si porterà dietro per tutta la vita. Quindi che conseguenze possono avere queste violenze su una persona, pensando anche appunto a quello che citavamo prima, ai video che vengono scambiati in chat, quindi al revenge porn che potenzialmente potrebbe circolare nelle chat per diverso tempo, ecco. Allora, l'emozione più colpita, come ho detto prima, è la vergogna e quindi questa, se non viene trattata anche in terapia, diventa difficile nel poterla, diciamo, integrare.
Che cosa accade? Che cosa accade alla persona? Ovviamente la mancanza di fiducia nel prossimo, la mancanza di fiducia anche in se stessa. La percezione o la svalutazione io non valgo diventa il copione, copione di vita che è potentissimo, perché non mi fido più. E pensi ai pazzini che possono essere colpiti di adesso in DAD, come possono essere sempre in allerta per paura che qualcosa venga pubblicato mentre loro sono in collegamento. Per l'adulto sono delle forme molto alte legate a un concetto paranoico, quindi quella persona ha visto qualcosa di me, sa qualcosa di me, chissà che giudizio ha di me. Quindi è proprio una percezione svalutativa che impedisce la crescita personale della persona stessa. Questo è Certo. quello che rimane, e che rimane come sempre un sospetto, no? Cioè, quando uno viene guardato, che sia al supermercato, che sia Sì. mentre sta navigando in internet, a questa arrivano anche delle modalità proprio ossessive e compulsive. Continuare a guardare tutti i giorni le chat, continuare a guardare tutti i social, in modo che non ci sia qualcuno che possa dire qualcosa di lui, o pubblicare o postare, ma anche il dire, lo stesso dire. Chiarissimo. Beh, dottoressa, noi la ringraziamo per averci chiarito un po' le idee su questo fenomeno e ovviamente noi speriamo di sentire sempre meno frequentemente queste storie così tragiche, anche se purtroppo diciamo che dipende un po', sta un po' alla coscienza delle persone. Quindi noi la ringraziamo per averci parlato di questa tematica così delicata, la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi. Ecco, è un augurio proprio che arrivi questa consapevolezza, no? Cioè di non aver paura di parlarne, sia i ragazzi ma anche gli adulti con i propri familiari. Grazie a Assolutamente. voi e buona giornata. Grazie. Arrivederci. Salute. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento allora tra poco con una nuova intervista per questo tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.